sinistra! Sono qua io. Coraggio. Aiuto! Laggiù, guarda. Prendete i sacchetti. Lasciatemi! Su, su, coraggio! È la prima volta che vedi la guerra, eh? C'è anche una donna. È ferita? Fuma! Che piroscafo era il vostro? Lo dirò al comandante. Il comandante sono io. Dateci un battellino, acqua e viveri, e ce ne andremo. Non ho un battellino da darvi, e poi a questa distanza non vi salvereste. E allora buttateci a mare. È nel vostro diritto. Siamo nemici. Tenente, se ne occupi lei. Andiamo. Venga. La guerra. Tutto a fare. Portalo giù tu. Muovetevi. Svelti. Chiudere il portello e salire in plancia.
Sei orbo? Beh, avanti con questo siluro. Non avete mai visto una donna? Sì, 100 anni fa. Su, al lavoro, al lavoro. Lei, signor Steiner, mi risponderà anche di loro. La donna appartiene all'esercito britannico e per quanto mi riguarda è uguale agli altri. Va bene. Beh, stavamo già stretti. Ci mancavano questi altri adesso. Abbiamo imbarcato altra carne fresca. Saranno 200 chili. Scarica altrettanta acqua. Bene. In moto, pompa! Pompa in moto! Sono americano della Georgia. Mi chiamo Johnny Brown. Capitano Van Doren, della Marina Mercantile Olandese. James Carter. Era lei il capitano? No, ero il secondo ufficiale. Da quanti giorni siete in questa trappola? Meglio qui che in fondo al mare, amico. Sono brava gente questi italiani. Se ci hanno ripescati avranno il loro interesse. Forse un po' d'umanità. Ma che umanità? Sono nemici. Chi è che stabilisce chi sono gli amici e i nemici? Io sono stato nella marina da guerra e so che quando si serve una bandiera si deve odiare il nemico. Ne ho servite tante di bandiere io. Per me conta solo chi mi fa campare. Io quando ero cuoco... Al seminario? Che c'entra il seminario? E con quella faccia da Gerico lì? Quando ero cuoco al Grand Hotel... Lavavo solamente i piatti. Ho cominciato così, ma ho finito... Peggio. Ma ho finito per essere il cuoco più ricercato... Dalla polizia. Lo vedi questo? Lo vedo sì. Chi era il cuoco più ricercato? Te, no? E allora? Lo vogliamo portare questo caffè? Andiamo. Sveglia, capoccione. Sì, sì. Su, bevi. Scusi, ha un fiammifero? No. Come mai si trova qui, lei che è sudamericano? Erano 8 mesi che stavo nascosto a Tangeri. Poi mi dissero che una carretta panamense voleva un fuochista e ho fatto il fuochista. Sapevo assai che portava pezzi d'aeroplano per gli inglesi. Ma perché era nascosto? Ragazzo mio, è una storia molto lunga. Cominciò a Valparaiso una 40 anni fa.
40 anni fa? Sì, e il giorno dopo che sono nato. E così il mio comandante mi rispose: ammiraglio, si fa presto a criticare, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Eravamo a Yokohama col comandante Biagini. Bel tipo quello lì. Ci volevamo tutti bene. Lo chiamavamo Cocorico. Cocorico. Mi ricordo che una sera, in una fumeria doppio. Nostromo. Comandi, tenente. Rilevi i prigionieri. Sì, sì. Beh, ve la racconto un'altra volta. La solita storia. 7 passeggeri sono 14 polmoni. In caso di forzata, lunga immersione, per causa loro sopravvivremo 2 ore e 56 minuti di meno. Capito? 2 ore e 56 minuti di meno. Certo che una piccola zattera a quei tre gliel'avremmo anche potuto arrangiare, se non altro per la puzza che hanno sotto il naso. Per questo li avrebbe buttati ai pesci con una pietra al collo? Lo sa meglio di me che a questa distanza da terra. Ma sono una grana per il servizio, comandante. E poi c'è anche una donna. Ciao, Johnny. Se ho ben capito, il suo nome è Steiner. Sì, Robert Steiner. Lo stesso dello scrittore. Ricordo di aver sentito a Birmingham una commedia di Robert Steiner. Beh, se vuole fischiare l'autore è ancora in tempo. Sono io. Lei? Ma come mai è qui? I siluri colpiscono le navi senza rispettare la letteratura. E quale mia commedia lei ha sentito? Giorni felici. Una delle mie prime commedie. Quanto tempo è passato da allora? La scrissi a casa mia, in California. Erano veramente dei giorni felici quelli. Sembrava possibile potersi innamorare, pensare al domani e dire forse sarà sempre meglio. E invece tutto è cambiato. Stia pur comodo. Come stanno i prigionieri? Abbastanza bene, comandante. Beh, come si può star bene là sotto? Solamente il capitano Van Doren ha un po' di febbre. Il marinaio infermiere vi ha dato i medicinali occorrenti? Sì, sì, grazie. E poi Miss Donald è una brava infermiera. È saltata fuori al momento giusto come se l'avesse chiamata l'autore. È arruolata da molto tempo? Da quando il mio fidanzato è morto a Tobruk, ucciso dagli italiani. Ci sto io qui. Vada un po' a riposare. No, ormai la notte è passata, non ho più sonno. Come credi. Grazie. Prego. Avvistamento! Immersione! In moto, compassetto. Timoni tutti a scendere. Timoni tutti a scendere. Compassetto in moto. Scontra timoni di poppa. Scontra timoni di poppa. Aria alla rapida. Aria alla rapida. Timoni di prora a salire. Esaurita rapida. Chiudi allagamento. Ferma pompa a setto. Pompa a setto ferma.
Vieni a quota periscopica. Vengo a quota periscopica. Rotta 265. Rotta 265. Pari avanti tutta. Pari avanti tutta. Siamo a quota periscopica. Beta 15 a sinistra, rilevamento 4-5, distanza 12.000, qual è la rotta? Rotta nemico 195, rotta d'attacco 285. Via per rotta 260. Via per 260. Preparare siluri 3 e 4 per il lancio. Locali, attenzione, andiamo all'attacco. 260, rotta. Camera lancio prora, allaga tubi 3 e 4, apri cappelli. Ora si vede benissimo. Un grosso piroscafo armato. Due buoni cannoni. Forse è un trasporto truppe. Beta 40. Siluri 3 e 4 pronti al lancio. Siluri 3 e 4 pronti al lancio. Tubi di lancio pronti. Ci siamo. Venga sulla rotta d'attacco. Vieni a dritta per 285. Vengo a dritta per 285. Metto 15 gradi di barra. Riduca la velocità, tra poco lanciamo. Rotta. Pari avanti adagio. Pari avanti adagio. Nostromo, attenzione alla quota. La tengo, tenente. Velocità bersaglio 14 nodi, quant'è l'angolo di mira? 19, comandante. Mi avverta quando mancano 5 gradi. 5 gradi, 4, 3, 2... Uno, fuori! Fuori tre, fuori tre! E uno, e due, e tre, fuori quattro! In moto pompa. Pompa in moto. Ferma pompa. Pompa ferma. Centodieci secondi. Lancio fallito. Sono andati in malora. I siluri sono armi imprecise. Pronti per l'emersione. Locali, attenzione, pronti per l'emersione. Armamenti in torretta, chiudi gli sfoghi d'aria. Chiudi gli sfoghi d'aria. Sfoghi d'aria chiusi. Zavorra avanti chiuso. Zavorra dietro chiuso. Lo faremo fuori a cannonate. Sarà un osso duro, comandante. Ma la spunteremo. Emersione. Timoni a salire. Timoni a salire. Aria all'emersione. Aria all'emersione. Ferma elettrici. Ferma elettrici. Ingrana termici. Ingrana termici. Aria all'uno. Aria all'uno. Aria al due. Aria al due. Aria per tutto. Aria per tutto. Termici pronti. Termici pronti. Portello fuori. Apri portello. Portello aperto. Apri il colore. Termici in moto. Termici in moto. Fuoco! Caricate! No! Fuoco! Mantenga il bersaglio 20 gradi a dritta! No! Fuoco! Rosso 2 a corto centro! Rosso 2 a corto centro! No! Fuoco! No! Fuoco! Colpito! Bene così, l'abbiamo fermato. Presto, prima che ci freghi lui. No, fuoco! Tieni 20 gradi a dritta. 20 gradi a dritta. Colpito! No, fuoco!
stanno ammazzando altra gente. Lo so, è terribile. Ma è la regola del gioco. Bisogna uccidere. Come se l'umanità avesse bisogno di questo bagno di sangue. Lei stesso, che ora protesta, al loro posto cosa avrebbe fatto? Che c'entra? Io sono inglese. E che me ne frega se sei inglese? Pensa all'anima tua e non rompermi... Mitragliere, aprire il fuoco! Serriamo le distanze! Fatemi fuori gli armamenti dei pezzi! Tiro basso a 200! No! Fuoco! Mitragliera, fuoco sugli aerei! Non è niente. Portatelo giù. Mi lasci qui, comandante. Voglio vederlo affondare. Lo appoggi lì. Ormai è andata. Non spara ancora. Rientrare. Immersione. Timoni tutti a scendere. Timoni tutti a scendere. Rotta 1-5. Rotta 1-5. Aria alla rapida. Aria alla rapida. Timoni. Scontra timoni. 1-5 rotta. Esaurita rapida, chiudi allagamento. Chiudi allagamento. Timoni di prora e di poppa, bloccati in basso. Pari ferma. Pari ferma. Passare timoni orizzontali alla manovra a mano. Allagamento chiuso. Quota 20. Prora poppa, passare timoni orizzontali alla manovra a mano. Timoni di prora e di poppa a salire. Prora ricevuto. Poppa ricevuto. Chiudi gli sfoghi d'aria. Chiudi gli sfoghi d'aria. 25 metri, scende rapidamente. Sfoghi d'aria chiusi. 30. Compenso mare. Compenso mare. Il moto con la sotto. Manovra a mano dei timoni non ingrana. Stiamo cercando di farla funzionare. I timoni sono bloccati in basso. 35 metri, scende sempre. Thank you.
45. Prora, poppa, avete potuto ingranare i timoni? Prora, poppa, mi sentite? Si è scassato l'interfonico. Aprire le porte stagne. Passare gli ordini a voce. Aprire le porte stagne. Passare gli ordini a voce. Attenti agli ordini a voce. 50. Brava! Poppa! Che avete fatto coi timoni a mano? I timoni a mano non si ingranano. 55. Aria Prora. Aria Prora. 60. Basta aria Prora. Basta aria Prora. Un filo d'aria all'emersione. 65. Dire se ci sono vie d'acqua. Scende sempre. 80. Capo elettricista, cosa è stato? Sono saltati i massimi. Ce la fai a ripararli? 2 minuti, comandante. Scende sempre. 90. 95. 100. 105. Centodieci. Centoquindici, scende sempre. Massime fonti! 120. 100. Aria in pieno all'emersione. Aria in pieno all'emersione. 130. Scende sempre. Le bombe hanno danneggiato lo sfogo d'aria di Prora. Il battello non si alleggerisce. 140. 150. Aria in pieno al 2 e al 3. Aria in pieno al 2 e al 3. Scende sempre. Fuori scala. Dio mio. Dio mio. Scricchiola, eh? È la massa dell'acqua che ci schiaccia. Non c'è più speranza. Non credo. Attenzione! Mettiamo i locali in pressione. Dare aria all'interno. Aria all'interno. A che serve? A compensare un po' del peso d'acqua che ci sta schiacciando. 2 atmosfere. 3 atmosfere. 4 atmosfere. Basta così.
ingranata la manovra a mano! Prora e poppa, timoni a salire, pari avanti tutta! Allora, timoni a salire! Poppa, timoni a salire! Pari avanti tutta! Manometro in scala! 140! Sale! 130! Sale! 125! 120! 110! Sale! L'insalata era nell'orto. Meno male che aveva pure l'insalata. Da qui, tieni, dammi questo canzoniere. Questa è bella. Spunta la luna a maggio come un formaggio d'Olanda. Non mi piace il formaggio. Mai più, forse mai più ti rivedrò. Mai più, forse mai più ti bacerò. E il cuore mio soffrirà. Ah, come soffrirà. Ma calmerò il dolore stringendo le mani sul mio povero cuore. Ma che piangi? Io? E la cipolla? Oh, questa è bella. Prima di dormire, bambina, sentirai battere il cuore. Nell'oscurità l'ombra mia verrà e pian piano ti accarezzerà. Oh, ma che vuoi, uno schiaffone? Ma smettetela con queste storie di bambine da due soldi. Mi ricordo una ragazza di Bordeaux, Josette, mi disse: Chérie, e che tu veux venir avec ta petite Josette? Combien tu me donnes? Combien? Combien? Quanto mi voleva bene. Sarebbe stato un grande amore. Sì, un grande amore. Niente spaghetti oggi, capoccione? Sì, spaghetti con l'aragosta. Questa ci vuole, caponata. Contro il mal di mare. Caponata. Oh, luna marinara. Questa è amica nostra. Pollo in gelatina.
La prima regola del marinaio è la previdenza. E il giorno della mia festa, questo pollo me lo pappo tutto io. Ricordo una volta a Yokohama, carestia, fame, siccità. Il comandante Biagini mi aveva mandato a prendere con la lancia la bellissima, elegantissima figlia a fior di loto di un vecchio e ricchissimo mandarino cinese e... Senta un po', Nostromo. Buono. Falla assaggiare al comandante. Va bene. Di un vecchio e ricchissimo mandarino cinese. Il Nostromo in camera di manovra. Fai vedere? Vuoi un consiglio? Sì. Qui ci vuole la rasta. Bianche, nere o gialle, le donne sono tutte uguali, ragazzo mio. Eh sì, senza denaro non si combina niente. E chi ce l'ha non lo molla. E chi non ce l'ha cerca di farlo. Per questo siamo qui. Perché si fanno le guerre, ragazzo mio? E la patria? E gli ideali? La patria? Gli ideali? Tre di picche, due di quadri. Continua tu, io vado a prova. Affogando tutti. Tutto a posto, comandante. Portatelo via. Perché non ha punito Carter? Perché al suo posto avrei fatto come lui. E l'avrebbero fucilato. Lo credo. È l'ora più bella questa. Cambia tanti vestiti. Nostalgia? Anche di tante cose. Birmingham non è da quella parte, è là. Chissà quando la rivedrò. Ci sono stato una volta a Birmingham, di passaggio. Ricordo la stazione, di notte. Avevo voglia di fumare e non riuscii a trovare una sigaretta, tutto chiuso. La mia casa è lontana dalla stazione, dalla parte opposta, verso la campagna. È mai stata in Italia? Sì, come turista. San Pietro e la Cappella Sistina, San Marco e i piccioni, Napoli e le canzoni. Il giorno che tornerai in Italia... E quando? Devo tornare giù, il mio turno è finito. Mi scusi. Buonanotte, tenente Donald. Thank you.
Che hai aspettato la carrozza? Sei in ritardo di 10 minuti. Il maggiordomo non mi ha svegliato in tempo. Io smonto. Io monto. Grignolino. Mare, mare, sempre mare, davanti agli occhi, dentro le ossa. Sembra che al mondo non ci sia che il mare. E tutti quelli che si prende. Eppure, che faresti senza il mare? Che stai facendo, capoccione? Ho mandato gli auguri di Natale a mamma mia. E credi che arrivino per questa sera? Dio vede e provvede. Sorpresa per il comandante. Bellino. Mettiamolo un altro. Colla. La che? La colla. Ma non questa. E quale? La colla. Ah, ecco. Scusi, comandante. Il tenente la prega di scendere per una questione urgente. Resti qui lei. Sì, comandante. È Natale, Natale. Mi ricordo un Natale a Yokohama. Avevo trovato una geisa. Bella, bionda, alta, slanciata, profumata. Un fiorellino di loto. Avevo preparato tutto per il giorno dopo, quando il comandante mi ha chiesto. Riposa. Chi è stato l'artista? Un po' tutti, comandante. Bravi ragazzi. Grazie. Grazie. Oh, i bicchieri. Tenente. Ci siamo tutti? Meno gli uomini di guardia. È sicuro che non manchi nessuno? Provvedo subito, comandante. Bene. Like a motherless child, a long way from home, a long Venite con me. Vi aspetta una prora. Buon Natale. Grazie. Auguri. Buon Natale a tutti. Natale. Auguri. Grazie. Auguri anche a voi. Buon Natale. Auguri. Buon Natale. Auguri. Buon Natale. Grazie. Tanto grazie.
Buon Natale, comandante. Buon Natale, signor Steiner. Le siamo molto riconoscenti. Avremo qualcosa da raccontare ai nostri figli. Oh, mi scusi. Comandante, io... Se permette, comandante, vorrei ritirarmi. La capisco. Vada pure. Grazie, comandante. È mezzanotte, comandante. Auguri. Altrettanto. Auguri a tutti, ragazzi. Grazie. Grazie. Tanto a lei e alla sua famiglia. La mia famiglia, eccola qui. La mia casa è questa. E allora, auguri anche per la sua casa. Grazie. Scendi dalle stelle, torre del cielo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare. A rivenire, mangia. Poiché nel presentarci a tutti voi senza alcun dubbio in vero immaginiamo che bene non capiate, che bene non capiate quel che siamo.
quel che siamo, pertanto allora ve lo diciamo noi. Siamo in Gaspare, Melchiorre e Baldassare, i re magi che vengono di lontano, or che siamo giunti al fin, ragion per cui facciamo gli auguri al caro comandante e a tutti quelli che sono qui con lui. Grazie, ragazzi. È magnifico. Grazie. Questo è per lei. Altenente, altenente. Coraggio, Nostromo, forse si troverà la geisha di Yokohama. Porco cane, il mio mondo! Tieni, Johnny. Questo è per te. Grazie. Grazie tante. Forse questa notte è la prima volta che sono nati due bambini Gesù. Forse perché è la prima notte che gente di paesi diversi capisce che si può vivere tutti insieme nel mondo come vecchi amici. Grazie tante. Prego. Molto gentile. Uè, Shandò originale. Ne abbiamo solo due bottiglie. Ne spetta un cucchiaio a testa come l'olio di un fuoco. Pardon, permette di andare. Dai. Grazie. Non c'è la guerra. Capitano, buon Natale. Tanti auguri anche a lei. Se gli uomini fossero sempre come noi stasera. Ma gli uomini sono tutti come noi. Piangono, ridono e hanno paura, come me. Non tutti, amico. Non tutti. Ed è questo che ci impedisce di essere felici. Ma siamo felici tutti quanti questa sera. Laggiù, comandante. È molto scuro, ma mi sembra di vedere un'ombra sospetta. Sì, vedo. A vegliare la famiglia di Lantal. E giuste, giuste, giuste. Allia van, allia van, allia van. I son unos fanfarrones. Non è un'ombra, è un piroscafo. È sicuramente un piroscafo. E giuste, giuste, giuste. A vegliare la famiglia di Lantal. E giuste, giuste, giuste. Allia van, allia van, allia van. La rallara, la rallara, la rallara, la rallara. Buon Natale, buon Natale. Sono felice, sono veramente felice. Attenzione, cari, attenzione. Posto di combattimento, posto di combattimento. Camera lancio avanti, attenzione, andiamo all'attacco. Posto di combattimento. Posto di combattimento. 20 gradi a sinistra. 20 gradi a sinistra. Macchine avanti a tutta forza. Macchine, attenzione, avanti a tutta forza.
non lo freghiamo prima dell'alba, ci scappa! Macchine, a quanti giri siete? 3, 5, 0. Aumentare, aumentare! Camera lancio, attenzione! Camera lancio, avanti, attenzione! Camera lancio, avanti, attenzione! Andiamo all'attacco! Siluri 1 e 2, pronti al lancio! Siluri 1 e 2, pronti al lancio! Tubi di lancio, pronti! Fuori 1! Fuori 1! Fuori 1! Fuori 2! Fuori 2! Fuori 2! Complimenti, comandante. Prosegua per rotta 2-3. Bene, comandante. Guarda un po' là. Una lancia. Nome del piroscafo. Piroscafo belga Cabalò. Venga a bordo il più elevato in grado! Era lei il comandante?
Sì, io, capitano Vogel. A chi apparteneva il piroscafo? L'ho sempre comandato io dal giorno che è sceso in mare. Ne comanderà uno più bello dopo la guerra. Si dice sempre così, anche quando muore un figlio. La terra più vicina è Santa Maria delle Azzorre. Sperate di farcela? Sono 700 miglia in pieno oceano e d'inverno, con la barca che fa acqua. Quanti siete? 24. E dove li mettiamo? Si rende conto che siete in troppi per potervi prendere a bordo? Me ne rendo conto, comandante. A meno che... attraversare mezzo Atlantico per portarvi in salvo. Ma... starete malissimo, è come una gabbia aperta al mare. Consideratela una speranza. Se sarò costretto ad immergermi, voi capite che... Mi rendo conto di tutto, comandante. Grazie. Molte grazie. Amico, questo non è per te, è per quelli. Brrr, hanno sì, freddo. Sì, bene, bene. Questo è per il cane. È così poco. Sei pronto, capoccione? Quei disgraziati non ce la fanno più. Dai. Vengo, vengo. Yeah!
Come potranno resistere, poveri disgraziati? È più di un giorno ormai. E noi che stiamo facendo? Sono uomini come noi quelli lassù. Calmati, ragazzo, calmati. Vado a parlare al comandante. Gli chiederò di sostituire i belgi a turno. Avvistamento di prua dritta, la punta di due alberi all'orizzonte. Dalla forma degli alberi sembrerebbe un cacciatorpediniere. Sì, è un caccia. Dirige verso di noi. Ma non credo che possa averci ancora visti. Tutta la barra a sinistra, macchina avanti massima. Macchine, avanti massima. Guadagna rapidamente. Avanti massima. Macchine, aumentare, aumentare. Macchine, forzate al massimo. Comandante, dobbiamo immergerci. La coffa sta già spuntando all'orizzonte. Tra poco ci vedranno. È un grosso cacciatorpediniere, non possiamo affrontarlo in superficie. Pronti all'immersione. Pronti all'immersione. Santo di certo il nome tuo, avvenia tu regno tu, fia la volontà sua, sito di cielo e di terra, pane nostro quotidiano da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nobis dimittimus debitoribus nostris, et te nos inducas in tentazione, sed te libera nos a malo. Amen. Per nostra quiete sinceri, sanctificetur nomen tuo, advenia regnum tuo, fiat voluntas tua. Alla voce! Camera di manovra alla voce! Gli alberi scendono dietro l'orizzonte, ha invertito la rotta. Sono salvi.
Dica la verità, Nostromo, queste cose non succedevano neanche a Yokohama. Ma chi c'è mai stato a Yokohama? Ah, e la geisha? Pronti per un altro imbarco? Grazie, comandante. Grazie di tutto. Vorremmo sapere il nome di chi ci ha salvato la vita. Al mio posto avreste fatto altrettanto. Ho due figli, comandante. Vorrei che pregassero per il suo nome. Ditegli che preghino per un marinaio. Buona fortuna, comandante. Grazie, auguri. Tenente Carter, lei rimarrà a bordo. Sì, signore. Mi dispiace. La prego, comandante. La porterò alla mia base come prigioniero di guerra. È giusto. Lo immaginavo. Addio, Jackie. Statevi bene. Arrivederla, comandante. Spero che ci rincontreremo. Il mondo non è poi così grande. Una delle cose che ho imparato in questi giorni. Il mondo su questa piccola nave. Un'esperienza che non avrei mai potuto immaginare. Merito di tutti. Anch'io ho imparato molte cose in questi ultimi giorni. Arrivederci, comandante. Buona fortuna. E così anche questo nostro incontro è finito. Il battellino fra poco farà l'ultimo viaggio. Bisogna che salga allora. Andiamo. Una tazza di tè, Miss Don. C'è ancora un po' di tempo. Grazie. Quanto? Così va bene. Non sbarca lui? Non ci vuol lasciare. Il padrone ha detto di tenerlo come mascotte. Sembra contento. Ha capito subito chi gli è amico. Beato lui che non è costretto ad accontentarsi dei ricordi. E la vita non fa che fabbricarli. E i più lieti finiscono sempre per diventare i più tristi. Proprio perché non sono che dei ricordi. Volevo dire che... Cosa? Che io... Oh, Johnny. Comandante. Prima di partire vorrei ringraziarla. Perché, vede, non ho mai trovato tanta comprensione come tra voi. Non c'è un'isola più lontana dove io potrei... No, Johnny, non c'è.
Addio. Buona fortuna. Buona fortuna. Un'isola più lontana. Un'isola felice. Il console inglese di Santa Maria l'aiuterà a rimpatriare. E non sarò più una donna tra i naufraghi. Un soldato, vorrà dire. O non basta una giacca con i bottoni di metallo a fare un soldato. Io sono una donna. Il battellino sarà tornato. Addio, Nostromo. Senta, lei scriverà un racconto su tutto questo, eh? Forse. Mi raccomando, non mi dimentichi. Arrivederci. Arrivederci, eh. Arrivederci! Addio, Nostromo. Arrivederci! Ciao, Moro! Scrivo nel rapporto di missione. Affondato piroscafo belga Cavalò, sbarcati naufraghi a Santa Maria delle Azzorre. Nient'altro. Nient'altro. Servizio di navigazione, comandante. A ordini? Torniamo in zona d'agguato. Così finisce la nostra storia. E non importa sapere quel che poi è accaduto ai nostri personaggi. Importa solo che essi abbiano saputo infrangere nel proprio cuore le barriere del pregiudizio e dell'odio che dividono i popoli. Perché milioni di uomini sentono come loro e come loro sono la grande speranza del mondo di domani.